8:26, ben ritrovati negli studi del TG 2000, nuovo appuntamento con informazione flash, buon inizio di settimana. Sale a 40 il bilancio dei morti dell'attacco israeliano alla tendopoli di Tal as-Sultana Rafah. La maggior parte delle vittime sono donne e bambini. Almeno 8 missili hanno colpito la tendopoli allestita vicino a un magazzino dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso dei profughi. E l'Egitto ha riaperto il valico di Kerem Salem, da cui sono entrati dopo 20 giorni di stop camion di aiuti umanitari. Gli occhi sono puntati di nuovo sul Cairo, dove da domani potrebbero riprendere i negoziati mediati dallo stesso Egitto, dagli USA e dal Qatar. Si tratta per una possibile tregua e per il rilascio degli oltre 120 ostaggi. La guerra in Ucraina, intensi combattimenti nella zona est del paese, soprattutto nei pressi delle cittadine di Kupiansk e Pokrovsk. In tutto si sono registrati 95 scontri armati. Cina, Giappone e Corea del Sud hanno deciso di accelerare i negoziati su un accordo di libero scambio a 3 in base alla dichiarazione congiunta diffusa al termine del vertice trilaterale di Seoul. È stato il primo incontro fra i 3 paesi dopo il Covid. Alla messa per la giornata mondiale dei bambini, Papa Francesco ha rinunciato all'omelia per dialogare con loro. Non dimenticate che Gesù perdona tutto e perdona sempre, ha detto Bergoglio, che ha invitato a pregare per i genitori, i nonni, i bambini malati e soprattutto per la pace. Dopo l'interrogatorio fiume del governatore Giovanni Toti, è previsto per oggi quello dell'ex presidente del Porto, Paolo Emilio Signorini, che dal carcere di Marassi a Genova ha chiesto di essere sentito dai PM nell'ambito dell'inchiesta per corruzione in Liguria. Prosegue l'inchiesta sulla morte di Angelo Onorato, marito dell'eurodeputata Francesca Donato. L'uomo è stato trovato morto sabato pomeriggio nella sua auto con una fascetta in plastica attorno al collo. Non esclusa alcuna pista dall'omicidio al suicidio. I carabinieri di Reggio Calabria hanno arrestato 12 persone legate all''ndrangheta, accusate a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, intestazione fittizia di beni e armi. Controllavano il territorio con un sistema estorsivo e gestivano in modo occulto diverse imprese. Il presidente francese Macron ha confermato che la cattedrale di Notre-Dame riaprirà l'8 dicembre dopo l'incendio del 2019 e la successiva ricostruzione. Tutti potranno venire a visitarla, ha assicurato il capo dell'Eliseo. Potrebbe essere molto più grave del previsto il bilancio delle vittime della frana in Papua Nuova Guinea. Il Centro Nazionale Disastri del paese ha dichiarato all'ONU che sono più di 2.000 le persone rimaste sepolte sotto una parte di montagna venuta giù nella notte tra giovedì e venerdì in una zona quasi inaccessibile. Celebrata ieri in tutta Italia su iniziativa della Fondazione Nazionale Gigi Girotti, del Ministero della Salute e della Conferenza delle Regioni, la 23esima edizione della Giornata del Sollievo. Centinaia le iniziative, la principale a Roma, l'ospedale Isola Tiberina, Gemelli Isola. In apertura la messa presieduta da Monsignor Nunzio Galantino, tanti personaggi pubblici e artisti ad animare la giornata dedicata ai malati e ai sofferenti, tra questi Rita Forte, Roberto Giacobbo e il duo Jalis. Molto applaudito anche dai pazienti alle finestre, il concerto della banda musicale del Corpo di Polizia Municipale di Roma Capitale. Sport, calcio, la vittoria dell'Atalanta con il Torino toglie la possibilità all'Italia di avere 6 squadre in Champions. Saranno dunque solo Inter, Milan, Juventus, Bologna e Atalanta a partecipare alla massima competizione europea, esclusa la Roma. Tennis, oggi è il giorno del debutto di Jannik Sinner a Roland Garros. L'azzurro, dopo un periodo di stop, se la vedrà con l'americano Eubanks. Sinner dice di non essere al 100% dopo l'infortunio. Formula 1, trionfo della Ferrari di Leclerc, che torna così a vincere nel Principato dopo 7 anni, terza all'altra Ferrari di Sainz. Era l'ultima notizia, l'informazione del TG 2000 torna a mezzogiorno più tardi.